Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Francesco e oggi siamo ritornati sulla serie SCP di Minecraft. Ragazzi, come avete notato, mi sono craftato una canna da pesca, così quando finiamo il pollo cotto ci possiamo pescare i pesci e cuocerli, perché poi mi crafterò anche più avanti una fornace e poi potremo avere più cibo. Comunque ragazzi, oggi siamo ritornati sulla serie SCP di Minecraft, sulla serie SCP di Minecraft, ripeto ancora un'altra volta. E mi raccomando, ragazzi, io lo dico sempre nel video, per quelli che non l'hanno fatto, si iscrivono al canale attivando la campanellina per non perdere nessun mio video. Mi raccomando, per quelli che non l'hanno fatto, per quelli che l'hanno già fatto, hanno sono iscritti al mio canale e hanno attivato la campanellina, sono a posto, stanno messi bene. Invece per quelli che non l'hanno fatto, lo fanno subito, perché se no vi perdete tutti i miei video e così poi è un casino recuperarli. Va bene ragazzi, senza perderci molte chiacchiere, andiamo a cercare le SCP per oggi. Allora ragazzi, le SCP di oggi è dietro casa, quindi dobbiamo scendere. Tanto tiriamo la broken telekinesis. Guarda, aia, 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 scheletro maledetto. Aspettate, attenzione, chiudi questa cosa. Muori, maledetto scheletro. Oh, zombie. Ok. Allora ragazzi, comunque sto dicendo, madonna, questi scheletri che mi droppano l'arco, ma guardate. Comunque ragazzi, sto dicendo, dove l'SCP di oggi si trova è un po' lontano da casa, però è dietro. Allora, andiamo. Aspettate, ok ragazzi, ci siamo quasi arrivati. Eccolo ragazzi, questo qua è l'SCP di oggi. Allora ragazzi, il mio tre mi butta, oddio. Ci fa una freccia su di me? Vabbè, comunque ragazzi, il mio 3 mi butto 1, 2, 3, aia, aia, zombie maledetto, comunque ragazzi, il mio 3 mi butto 1, 2, 3, ok, eccomi qua ragazzi, allora, eccoci qua, allora, apriamo, ok ragazzi, il mio 3 mi gira e vediamo che SCP di oggi sarà. SCP-275, classe Euclid, ok. So che cos'è, ragazzi. Allora, SCP-275. Oddio, ragazzi, tra l'altro qua stava pure un vetro, quindi possiamo vedere. Però prima ve lo spiego. SCP-275 si chiama Iron Skin. E infatti è una donna. Iron vuol dire ferro e skin è una persona. Vabbè, non so come spiegarvelo. Comunque, praticamente questa signora è una signora che praticamente è fatta di acciaio. È fatta completamente di acciaio. E praticamente questa signora è impossibile da distruggere. È impossibile, indistruttibile. Hanno provato a fargli un sacco di cose, hanno provato a bruciarla, hanno provato a dargli martellate, hanno provato un sacco di cose, ma lei è proprio indistruttibile. Praticamente come proprio indistruttibile. Praticamente questa donna però riesce a prendere il danno, ma non si fa niente. Non si fa niente. E praticamente quando la spari, lanci qualcosa, i colpi rimbalzano, quindi non bisogna fare attenzione a non spararla. E praticamente questa donna si diceva ai ricercatori che voleva morire, voleva proprio morire, diceva di ucciderla, perché lei diceva che forse voleva forse finire queste sofferenze di vivere sempre. E poi è andato così. E comunque, ragazzi, gli era stato anche concesso il taglio ai capelli, perché gli tagliavano i capelli. Però strano, ragazzi, di solito come le femmine non si possono tagliare i capelli, vabbè, facciamoci domande. Comunque ragazzi, mo ho finito di leggere il fascicolo e vediamo dal vetro, ok, vedo un tappeto rosso, un vaso di... Oddio, eccola! Eccola! È una nonna! Ragazzi, è una signora, tipo una nonna, sì, una nonna, è la nonna classica di Minecraft, mi sta... Oddio, ragazzi, perché ha gli occhi rossi? Non mi convince molto sta cosa, però in teoria lei non dovrebbe fare niente, è pacifica, anzi non deve, non fa niente proprio.
Ok, la vedo, è una giacca tutta rossa, un coso per della cucina, tipo. Vabbè, ragazzi, questa è una cesta, forse ragazzi, queste ceste stanno. Eh sì, come non detto, sta un piccone, le cose per danneggiarle, insomma. Comunque, sta un piccone di ferro, perché giustamente quella là è di un materiale di acciaio, di metallo. Poi delle pozioni di danno, delle pozioni di veleno e delle pozioni di avvizzimento, un accendino. Ok, quindi praticamente queste cose servono ovviamente per danneggiarla in qualche modo. Ok, io direi per prima prova da danneggiarla inizierei dal piccone, dai, da una cosa un po' normale. Ok, ragazzi, il mio 3 entra. 1, 2, 3. Ok ragazzi, ok. Ok, sembra ok, pacifica, è pacifica. E praticamente poi ho un letto, beh, giustamente, né, signora. Ok ragazzi, io direi però di essere arrivato il momento di attaccarla. Scusatemi se neanche il tempo è arrivato, però devo attaccarla. 3, 2, 1. Ragazzi, l'ho attaccata. Non si è spostata, ragazzi. Cioè, l'avete visto? Mo, riprova. 3, 2, 1. Ragazzi, avete visto? Praticamente io l'attacco. Potete vederla sotto adesso, l'attacco un sacco di volte. E lei non si sposta, non si sposta. Perché giustamente è fatta di acciaio, è pesante, quindi è normale. Ragazzi, guardate, io la picchio, ma non si sposta. Guardate. Ma dai. Guardate, non si sposta di un millimetro neanche. Di solito noi se prendiamo danno su Minecraft ci spostiamo tipo come saltiamo, facciamo così, bam, prendiamo il danno. Guarda, invece lei non si sposta proprio di un millimetro, neanche un millimetro così pochissimo, un centimetro, non si sposta. Ok, ragazzi, allora proviamo il prossimo test e attaccarlo con l'arco. Al metà dell'attacco, 1, 2, 3. Aia, è rimbalzato il colpo, ragazzi! Mi è rimbalzato! Aia! Cavolo! E allora avevo ragione. Sembra che mi ha riflesso il danno. Avete visto? Ricordate Caino? Caino, sì, ve lo ricordate, no? E sembra che mi ha riflesso il danno. Ma in realtà è rimbalzato il colpo. Aia, mi sono fatto male, però! Mi ha fatto un sacco di cuori! Mangiamo, che se no qua è un casino. Ragazzi, riprovo a riattaccarla, 3, 2, 1, muori, muori. Vabbè, ragazzi, è arrivato allora un altro test, passiamo subito all'altro test. Cioè, quello... Guardate, ragazzi, guardate, da quanti colpi ho tirato a lei che non si è spostata neanche, mi sono dimenticata di dirvelo. Si sta pure per rompere il piccone, guardate un po'. Vabbè, ragazzi, comunque il prossimo test è la pozione di danno. Ok, allora, entriamo. Ok ragazzi, il mio 3 gliela tiro, mi allontano perché sennò mi faccio male anch'io. 3, 2, 1, via. Ahia, mi sono fatto male pure io. Ok, lei di nuovo la stessa cosa come il piccone, ha preso danno, ma non si è spostato di un millimetro. Ha preso danno, ma non si è spostato di un millimetro. Tipo come se non le stessi facendo nulla, infatti non le sto facendo nulla. Quindi ragazzi, questo test neanche ha funzionato e allora proviamo di nuovo con la pozione di danno, dai. Riproviamo ancora l'ultima volta, proviamo e poi con altre pozioni. 3, 2, 1, li lanciamo. Guarda, vedete, lei prende il danno, maledetta vecchia comunque. Lei prende il danno, ma non si fa niente, non si fa niente. Prende il danno, ma in realtà secondo me non si sta facendo niente. Ok, adesso siamo al prossimo test. E un'altra pozione, la pozione di veleno, di veleno, di veleno. Ok. Prendiamola. Rientriamo qua. Ragazzi, io ve lo dico, l'ultimo test sarà quello definitivo, cioè l'ultimo test, ragazzi, dopo aver fatto tutti i test che l'ho attaccato con le pozioni solite, eccetera, eccetera. L'ultimo test sarà di attaccarla con la spada di Telekill rotta. Io dico forse, 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 potremo ucciderla. Perché gli SCP, alcuni SCP, come potete sapere, ragazzi,
A volte gli altri SGP li usano per combattere altri tipo di SGP, tipo quelli che non sono pericolosi, li mettono alcuni per combattere quelli, no, quelli pericolosissimi, tipo Caino contro Abele, forse, tipo Caino contro Abele, che Caino non è aggressivo, quindi è pericoloso, è di classe Euclide, però vabbè, avete capito già. Vabbè ragazzi, io senza perderci molte chiacchiere lancio questa pozione di veleno. Ahia, mi sono fatto male io. Ragazzi, non ho preso il veleno! Non ho preso il veleno! Ahia! Ragazzi, non ho preso gli ho lanciato la pozione di veleno, non gli ho fatto nulla! Ma non ho preso neanche il danno, strano! Riprovo l'ultima volta, ragazzi, io riprovo. Cioè, guardate, guardate, mo riprovo, Vai! Guardate! Cavolo, mi faccio male. Guardate, gli ho lanciato la pozione di veleno, non ha preso danno. Cioè, veramente. Allora, passiamo all'altra pozione, ragazzi. È l'ultima pozione, la pozione di avvizzimento. Ok, quindi praticamente la pozione che ti dà Wither. Ovviamente stiamo lontano da lei, ragazzi, perché non mi fido molto di sta vecchia signora. Comunque, ragazzi, il mio danno gliela tira. Uno, due, tre. Ok, ragazzi. Ahia, mi sono fatto male pure io. Ok, lei sta continuando a prendere Wither. Sta cominciando a prendere danno, ma lei non si sposta. Non si sposta di 1 mm. Non si sposta, ragazzi. Veramente, guardate, non si sposta. Non si sta spostando. Neanche di 1 cm, pochino, niente. Ok, ragazzi, riproviamo a rilanciargliela. Aspettate, se no stavolta gliela lanciamo doppia. Aspettate quanto fatemi posare 2 secondi la canna da pesca. Ok, lei ha finito di prendere Wither e stavolta glielo lanciamo così. 1, 2, 3 e tia. Ok, sta prendendo danno. Aspettate ragazzi che anch'io sto prendendo Wither, cavolo. Aia. Ok, lei sta continuando a prendere danno. Guardate, non si sposta, non si sposta di 1 mm. Maledetto, pecco di questo. No, muori. Oh, maledetta. Vedete, ragazzi, che poi una cosa non si sposta di 1 mm. Ok, ragazzi, è arrivato l'ultimo test. È arrivato il penultimo test, cioè quella di dargli fuoco. Perché ho visto che c'era l'accendino dentro. Infatti, c'è, eccolo. Intanto ci riprendiamo la canna da pesca e ci prendiamo l'accendino. E stavolta proviamo a dargli fuoco. Poi lo spegne subito il fuoco, se no prende fuoco la cella. Tutto, e poi sta SGP a rischio che scappa. Vabbè ragazzi, il gli do fuoco. 1, 2, 3. Diamogli fuoco. No, aspettate, aspettate, aspettate. Spegni, spegni, spegni. Oddio, che casino, che casino, che casino, che casino ho fatto. Mettiamo tutto a posto, guardate che casino. Che casino, ragazzi, che casino. Ahia, ho preso danno da qualcosa. Ragazzi, che casino, che casino, che casino. Dobbiamo riparare tutto. Abbiamo fatto un casino veramente. Aia, dico intanto ragazzi mi continua a picchiare, eh. Ragazzi, questa parte ve la taglio perché ho fatto un casino dopo. Ok, ragazzi, ho finito di riparare tutto. Ho riparato male perché il ro. Cavolo, no, ho sbagliato, ragazzi. Comunque, ragazzi, è morta. Ragazzi, è morta. Oddio, è morta. Quindi ha funzionato, ragazzi, oddio, ragazzi, è morta, è morta. Oddio, ragazzi, appena l'ho ucciso, non vedo niente, ragazzi, ci città per quanto, per 2 o 3 secondi, oddio. Ragazzi, praticamente è morta e poi mi ha dato cecità. Oddio, ragazzi, forse abbiamo fatto qualcosa di cattivo, abbiamo risvegliato qualcosa. Forse, ragazzi, non dovevamo ucciderla. Ma poi non l'ho fatta apposta, ragazzi. Se veramente non l'ho fatta apposta. Per sbaglio ho preso la spada di Telekill, l'ho attaccata. È morta, però. È morta, ripeto ancora. È morta. Veramente è morta, ragazzi. Vabbè, ragazzi, io direi di andarcene. Cioè, è morta, non ci posso mai credere. È morta con la spada di Telekill. Quindi, ragazzi, la spada di Telekill può ucciderla. Vabbè, ragazzi. Io direi di andarcene. Andiamocene subito perché. Cioè, praticamente appena è morta mi ha dato cecità. Forse, ragazzi, abbiamo fatto qualcosa di cattivo. Ripeto ancora, abbiamo fatto qualcosa di cattivo. Vabbè, ragazzi,
Che dire, spero che questo video sia piaciuto, lasciate like e iscrivetevi al mio canale per non perdersi un video, attivando la campanellina. E che dire ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video della serie SCP di Minecraft. Ciao ragazzi!